Bella a tutti dal danno ragazzi e mo so cazzi, bentornati su Warframe, questa è la seconda parte della guida e fatalità arriva proprio in concomitanza con l'ultimo aggiornamento, in realtà c'è stato 2 o 3 giorni fa, aggiornamento che si chiama Echoes of the Sentient, se ho capito bene, gli echi del senziente. E fondamentalmente aggiunge un botto di cose nuove, ma al di là delle classiche armi, oggetti e cose varie, l'aggiunta più interessante, devo dire, che è la modalità Parkour 2.0, che praticamente modifica tutti i movimenti speciali del Warframe, quindi le camminate sui muri, salti, eccetera. Ma adesso penso che lo andremo a vedere perché da quel che ho capito c'è una sorta di nuovo tutorial proprio per introdurre questa modalità di Parkour 2.0. Questo è il messaggio di benvenuto, ovviamente dopo l'aggiornamento. Andiamo a vedere, eh. Gioca il tutorial, andiamolo a vedere perché sono curioso. Tanto faccio un po' di surf con l'astronave. As our enemies grow stronger, so too must the terror evolve. I will teach you a new art of movement and forever change the Vediamo, di che cosa universe si field tratta. of battle. Vai, spiegami tutto. Doppio salto, premi spazio mentre sei in volo. No, che figata, ragazzi! Non c'era il doppio salto prima. Che figo. Accovacci di scivola e poi premi spazio. No, prima faceva la capriola. Faceva il saltello con avvitamento quando facevi così. Invece adesso, praticamente, planata a tempo, salta. Spazio e tieni premuto destro. Che cosa cazzo? Ah, probabilmente serve tipo per mirare mentre voli, più che una planata a tempo. Premi spazio, poi premi il tasto di mira e spara all'obiettivo quando appare. Vediamo un po'. Sembra veramente interessante come cosa, eh? Vediamo un po'. Scatta sul muro verso l'alto, tenendo premuto spazio. No, vabbè, io mi sento male. Mi sto sentendo male, ragazzi. Muoviti lungo il muro continuando a premere spazio. Che poi, ragazzi, non so se lo avete visto, ma hanno tolto la stamina. Era una barretta verde che stava praticamente in alto a destra sotto a scudo e vita. Non c'è più, puoi fare queste mosse quanto cazzo ti pare. Tieni premuto il tasto destro vicino al muro. Cazzo. aspettate perché non è semplicissimo. Ok. La porcaccione. No, dai. Mannaggia. Ci devo prendere un attimo familiarità perché. Allora, rimane attaccato o ci rimane? Poi il problema è staccarsi. Ok, perfetto. Bullet jump direzionale. Guarda nella direzione desiderata, tenendo premuto control mentre ti muovi. E poi premi spazio. Cosa cazzo? Che minchia era? Aspetta, aspetta, aspetta. No, vabbè. Scatto sul muro, controlla la direzione con D e A tenendo premuto spazio. No, no, no! Cazzo. Guarda che figata. Cioè, puoi andare dovunque vuoi praticamente. Avvicina la teleferica e premi X per salirci sopra. Ok. Ah, ok, così proprio tranquillamente. Beh, ragazzi, io direi che non è niente male questa modalità, eh. Cioè, i movimenti del Warframe cambiano totalmente a livello di salto, camminata sul muro, scatti. Che ho preso oggi? Cazzo, perché è un botto che non entro. Porca miseria, sono un coglione. Perché voi dovete sapere, tra l'altro, che se effettuate il login ogni giorno ottenete una ricompensa d'accesso. È una cosa che si fa su tantissimi giochi ormai, specialmente quelli per iPhone, insomma, per dispositivi mobili. Ma c'è anche su Warframe. E devo dire che
Generalmente lo prendete nel culo, però a volte, specialmente per i primi tempi che magari vi serve qualche oggetto rapidamente, se avete un po' di culo ed effettuate il login più volte in fila, quando arrivate al sesto, settimo giorno di fila, c'è una buona possibilità di ottenere qualcosa di discreto. Ok, da quel che ho capito è cambiato qualcosa anche per l'incubatrice. Voi direte, che cos'è l'incubatrice? Praticamente è la cosa che, in cui voi mettete l'uovo di Cupro, di cui vi ho parlato l'ultima volta, e praticamente ci sono dei processi da seguire, da quel che ho capito. Io non ho ancora avuto il culo di trovarlo, questo uovo di merda, però se un giorno dovessi trovarlo, praticamente ci sarebbero dei passi da fare per mano a mano far crescere questo Cupro fino ad arrivare al punto di poterselo portare appresso. Una cosa molto interessante che ho fatto negli ultimi giorni è costruire la mia Bolto, che è una pistola. Se riesco a crearne un'altra, cari miei, posso fare le Hack Bolt, cioè la doppia pistola come arma secondaria. E siccome a me i kunai mi hanno rotto i coglioni, scusate la franchezza, equipaggia, metto proprio la Bolt. Dove sta? Bolto, eccola qui. Stava in alto, sono un coglione. Equipaggia. E qui entriamo nella parte del tutorial delle armi, diciamo, chiamiamolo così. Vi faccio vedere un po' di statistica. Allora, vedete che quest'arma qui, lo potete vedere in basso a destra, ha tutte le sue statistiche. Questa qui è un'arma che ha tantissima perforazione. È un danno da perforazione, che fondamentalmente serve a superare più rapidamente le difese corazzate dei nemici. Ok, quindi il danno da perforazione supera scudi, supera armature pesanti, eccetera. Il danno da impatto, non vorrei dire una cazzata, ma se ricordo bene dovrebbe annullare prima gli scudi dei nemici. Quindi se ci sono unità con scudi esattamente come quello che ha il nostro Warframe, con il danno da impatto questo scudo si abbatte prima e quindi poi comincia a perdere salute più rapidamente. Il danno da taglio invece è quello più comune, perciò è quello che principalmente danneggia la salute e toglie. Ed è soprattutto consigliato contro unità non corazzate o comunque che non hanno uno scudo elettromagnetico intorno. Quindi, che ne so, i Grenir di livello più basso o anche, se ricordo bene, anche gli infestati. Niente, ragazzi, il mio Excalibur è arrivato al massimo. Io mi pongo un obiettivo che è quello di costruire come Warframe l'Oberon, ma devo cercare i pezzi ed è un processo un po' lungo. Quindi, nel frattempo, io cercherò di fare questa cosa qui. Cercherò anche di fare questi ultimi passi di tutorial, perché gran parte delle cose ve le ho dette l'ultima volta. Oggi proviamo ad andare sul gameplay vero e proprio. Naturalmente sono ancora da solo, ma prossimamente cercherò di fare video con gli altri. In questo modo vedrete un po' di che cosa si tratta. Allora, quello che andremo a fare oggi è dare un po' la caccia a qualche mod. Vi faccio vedere come ottenere delle mod abbastanza facilmente. Ci sono delle modalità. Perché ho sbloccato Phobos? In che modo l'ho sbloccato se non ci sono mai stato? Phobos. Così, a cazzo. Vabbè, l'ultima volta non c'era, non l'ho sbloccato. Anche Giove non c'era, ora c'è. Vabbè, questi sono dettagli, ragazzi, no problem. Allora, vi faccio vedere su un pianeta facile facile, perché sennò, avendo io messo un'arma nuova, diventa un po' problematica la cosa. Cerchiamo la modalità difesa. Eccola qui. Vedete, è una difesa di livello abbastanza basso, perché è livello 1-6. Provo a farla con una squadra composta da altre persone, perché sennò, ricordate sempre di far surf durante il caricamento, eh? Ecco, siamo entrati in una partita già cominciata, però insomma, a parte questo. Allora, l'obiettivo di questa missione è proteggere questo fresco buffo che sta al centro. Ci sono diverse ondate di nemici. Se vedete a sinistra c'è un tempo che adesso finirà e arriverà la nuova ondata. Siamo all'ondata 2, è appena cominciata la partita. Vedete che la Hack Bolt è molto meglio dei kunai. Guardate. Abbiamo anche modo di testare le nostre nuove abilità. Niente male, ragazzi, niente male davvero questo parkour 2.0. Fazzi, mori. Praticamente difendere quell'oggetto è fondamentale perché ogni 5 ondate a cui resistiamo otteniamo una mod. Possiamo scegliere se prenderla oppure andarcene, fondamentalmente. Sono caduto di sotto come un idiota. Com'era così? Bello, bello proprio, mi piace, mi gusta. Mo' ci devo prendere un po' familiarità, però è veramente figo come sistema. Devo far livellare la mia Bolto, per cui utilizzerò principalmente questa di arma, come potete vedere.
quanto è figo il doppio salto, raga. Voi non avete idea di quante rotture di palle mi toglierà. Madonna. Mi ha affettato così. Come mai che sparo blu? Questa cosa non me la ricordavo. Sparava blu il Boltor. Non me lo ricordo, raga. Devo rivedere il video vecchio. Perché da quel che ho capito dovrebbero aver messo anche qualche animazione nuova, altre armi, un warframe nuovo, quindi Oh, stanno a romper coso, porca miseria. Il modulo criogenico sembra che sta resistendo bene. Lo stiamo difendendo egregiamente. Ma alle prime ondate naturalmente i nemici sono un quantitativo abbastanza ridicolo e sono anche di livello abbastanza basso. Il problema si pone parecchie ondate più avanti. Ma logicamente più andate avanti più le mod che vi vengono proposte a un certo punto sono interessanti, no? Via 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 così, caricone frontale, proprio cattivo. Dove vai? Dove vai? Schifoso. Guarda questi, convinti di fare la cosa giusta, guardati. Viacce, 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 viacce. Dai, dai, salice qui. Devi essere convinto. Devi essere convinto, madonna santa. Ora proviamo anche l'abilità che l'altra volta non è che ve l'ho fatta vedere molto bene, eh. Il problema è uno solo, che il tasto delle abilità mi si è cambiato, non è più quello di prima. Perché io avevo il tasto centrale del mouse, me l'ha anche detto il gioco, ma io come un coglione non l'ho reimpostato. Ecco, vedete, ecco una mod. Ecco, dei idee. Convinti di ciò che fanno. Dai. Eeeh, tutti qua desiderosi di dirmela loro, guardali. Io naturalmente sto fermo perché ho un botto di vita, quindi me lo posso permettere, ma le prime volte che voi farete le difese dovrete stare molto molto attenti, perché avrete poca vita, poco scudo, armi di merda, poche mod. E quindi non potrete permettervi di fare spavardi come sto a fare io. Che poi tra l'altro sto a fare spavardo a una difesa di livello scandaloso, perché se vado a quelle di livello un po' più alto mi arano a paua, come potete immaginare, no? Voi direte, ma perché danno stai usando la pistola quando hai un comodo mitra che ha praticamente lo stesso tipo di attacco? Perché se no la pistola non mi livella. Cioè, livella ma molto più piano. Oh, c'è sta un simpaticologo da sta parte. Ok, hai visto? 3 secondi e l'ho raggiunto. Ok, vedete, in questo caso lui mi propone una mod di merda. Io o me ne vado o vado alla battaglia. Ovviamente io vado alla battaglia perché di quei mod lì ce ne ho 97. Perciò adesso dovremo superare altre 5 ondate. Il problema è che io dovrei impostare le mie abilità, perché così non posso utilizzarle. Quale sarà il tasto? Ok, finalmente ci siamo. A posto. Mamma mia, ve massacro. Andate a fanculo. Via, via, via. Avete approfittato di me mentre stavo distratto, eh. Che stavo a cambiare i tasti. Mamma mia. Bim. Ho risollevato le sorti dell'umana stirpe, guarda. Schiatta, schiatta. Guarda le mod che ci stanno per terra, guarda, 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 guarda. Questa modalità qua, la difesa, è ottima per farmare mod, materiali, crediti. In realtà ce n'è una che è ancora meglio, che è sopravvivenza, ma è leggermente più tosta. Devi farla veramente con gente che è capace, se vuoi ottenere risultati ottimali, naturalmente. Se invece vuoi fare il coglione, la puoi fare anche da solo, non è quello. Vedete, spavaldi proprio. Eccomi. Una schiena così, cattivo. Con l'infamità. Io quando uno ti sta sul cavolo, vai lì e lo affetti. Senza alcuna pietà. Poi dovete stare tranquilli, perché generalmente in queste modalità i proiettili li trovate praticamente ovunque. No, guarda lì. Guarda lì, bastardi. Inguattati qua sopra. Ecco, vedi, vai, 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 vai. Via, 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 tutti a terra. Tutti a terra, le. Tutti a terra, le. Oh. Oh, questo è parkour 2.0. Quanto sono matto. This is parkour 2.0. Oh, guarda dove l'ho impalato a questo. L'ho crocifisso proprio. Mod. Bene, questa giusto mi serviva.
Vitality è una di quelle mod che impiegano secoli a salire, ragazzi. Ce ne dovete spendere 6.000 prima di potenziarla di un livello. Qui c'è una mod che non ho raccolto. Bene. Bene, Vitality, bene. Aspetta un po'. Ciao belli. No, guarda che schifo de mod. No, punto depressione. Cioè, io non so se hai visto quante volte l'ho trovata sta mod su sta partita. Mamma mia, non lo toccherete mai. Non lo toccherete mai. Schiatta. No, vabbè, raga, guardate che figata. No, no, cioè io mi sto sentendo male. Guardate che gli hanno fatto a sto gioco. Ma quanto cazzo sta a diventare figo? Quanto? Cioè già lo era prima, figuriamo se mo. Bello, bello proprio. Oh, uno ci ha lasciato da soli, eh. Siamo rimasti in tre a difendere. Oh cielo! Ciao belli. Stiamo buoni che ora arriveranno altri. Bim! Come sei cattivo. Sembri abbastanza convinto di fare la cosa giusta. Guardali, guardali, guardali. Convinti, al 100 proprio. Vedete tutti quei puntini che si vedono? 65, 65. Tutti i nemici uccisi, eh. Oh, guarda quello. Correva tutto buggatissimo. Li ho impalati. In realtà stanno rompendo l'affare, quindi bisogna che provvedo, ecco. Questo è impalato a mezz'aria, perfetto. Che te li tiè? Ciao belli. Ecco, vedi lo stronzo con lo scudo? Lo stronzo con lo scudo è convinto sempre di fare la cosa giusta. Ma tu c'hai l'arma da perforazione e glielo butti nel cacapranzi, vedi? Eccomi, regà. Ecco fatto, pratica risorta. Hai visto? Excalibur sembra una pippa, ma non lo è. Quindi tenetevelo bene da conto come Warframe iniziale, perché fa veramente male. E ora che morici. Pure te. Non mi apio con questi. Mi sembra di stare su Max Payne quando mettevi la mod The Matrix. Guardalo. Niente ragazzi, io vado su estrazione perché comunque sia, se no il gameplay dura un botto. Però insomma, più vai avanti e meglio è, come puoi capire, come potete capire. Questi sono anche i materiali che ho trovato. Naturalmente se lo fate su una difesa bassa, naturalmente troverete dei materiali un po' più scarsi, delle mod un pochino più scarse. Come vedete non sono stato quello che ha fatto meglio, però insomma per avere un'arma secondaria, aver usato solo l'arma secondaria che praticamente era a livello 0, qualche danno l'ho fatto. Vi faccio vedere alcune ulteriori cose che vi possono tornare utili. Allora, come vedete su ogni pianeta c'è la lista dei materiali più comuni che potete trovare. Questi materiali servono per l'appunto, quando avete gli schemi, a costruire l'oggetto che vi interessa. Questi qua sono tutti schemi che io ho: lo schema della Hitz World, lo schema delle ali dell'Odonata, lo schema del Nova Prime, che è un Warframe. Vedete, vi richiede prima che vengano costruiti altri pezzi. Ognuno di questi cosi qua è uno schema, eh? Nova Prime Sistemi è uno schema, Nova Prime Elmo, Nova Prime Chassis, eccetera. Per prendere uno schema, o lo comprate direttamente nello shop, generalmente con dei crediti. Se tu vuoi comprare la cosa già bella e pronta, che ne so, un Warframe, vai qui, sganci i soldi veri che sono i Platinum e ti compri il Warframe già bello, bello e pronto, così come le armi, ragazzi. Cioè, vai qui, che ne so, ecco qua, questa è un'arma 190 Platinum, tu parti che ne hai 50, quindi a meno che non te li regalano col cazzo che li fai. Però gli schemi ci sono di tutte le armi, eccoli qua. Quelli che non sono qui li potrete trovare nel dojo del clan, che vi spiegherò più avanti che cosa è. Per esempio, io voglio fare le Hack Bolt, che sono le due armi identiche a quelle che ho usato io poco fa. Mi compro lo schema, perché tanto lo dovrò prendere prima o poi, vedete? Costa 20.000 crediti. Lo acquisto. No, 15.000 costava. E avrò lo schema delle Hack Bolt. Vedete, mi dice che per farle mi serve una cella Orokin e due Bolt. Una Bolt già ce l'ho. La cella Orokin mi manca, devo fare l'altra Bolt. Per cui che cosa farò? Andrò a cercare l'ennesimo schema della pistola Bolt. E cerco la Bolt. Eccola qui. Altri 15.000 crediti. Pago. Sì.
Per fare la Bolt mi mancano due celle Orokin e un Neurode. Neurodo. Neurodo. Una volta che avrò questi materiali, verrò qui, metterò a costruire l'arma e tenete presente che quando mettete a costruire qualcosa, a volte ci vorrà pochissimo tempo, ma a volte ci vorranno ore o giorni interi. Per il catalizzatore Orokin servono 24 ore. Per la Bolto servono 12 ore, per forgiare poi le Hackbolto altre 12, quindi per costruire un Warframe addirittura sono richiesti ben 3 giorni. Quindi tenetela a mente questa cosa, perché se state lì fomentati che potete giocare rapidamente, toglietevelo dalla testa perché non è così. Quindi il mio obiettivo per ora nelle prossime partite sarà quello di trovare le due celle Orokin e il Neurode o Neurodo, come cazzo si dice che manca, e a quel punto potrò mettere a costruire la mia Bolto secondaria. E qui vi do un ulteriore consiglio prima di andare a cagare, che praticamente le celle Orokin si trovano soprattutto affrontando il boss che sta su Marte, che io però non ho, ma c'è l'Ardelle sbloccato, quella merdaccia, quindi appena sarà disponibile io riprenderò probabilmente un gameplay con lui e vi farò vedere anche quel boss. Poi magari la prossima volta facciamo un po' di gameplay così a scazzo, senza fare tutorial, almeno vediamo un po' più il gioco. Oggi ho fatto vedere la difesa perché almeno abbiamo testato la nostra arma, abbiamo giocato un po' e ci siamo anche un po' divertiti. E niente ragazzi, anche questa seconda parte della guida di Warframe finisce qua e ho ancora tantissime cose da dirvi logicamente, ma le vedremo sempre più avanti man mano che procedo nel gioco. Spero poi che giochi anche qualcuno con me, perché veramente giocare a Warframe da soli è come fa stare seghe, raga. Scusate la franchezza. E con questo io vi saluto e se beccamo alla prossima. Madonna del Dio. Siamo sempre più vicini al suolo che al trono, anzi siamo il sottosuolo, l'epicentro del suono, vi dono musica e frastuono, la propaganda contro il mondo nuovo, mandiamo in onda 3 minuti d'odio, libero mercato d'oro nero, voglio nero sul mercato e l'oro libero, quello del clero.